Anche i lavoratori edili molisani saranno domani in protesta a Roma per rivendicare l'accesso alla pensione, più sicurezza sul lavoro e il rinnovo dei contratti. In prefettura a Campobasso la firma di una convenzione per garantire i distaccamenti volontari dei vigili del fuoco delle aree di Riccia e Venafro. Denunciati dalla polizia alla procura della Repubblica di Campobasso, tre giovani del posto dovranno rispondere di furto aggravato continuato. Il comune di Oratino ha voluto ricordare la medaglia d'argento al valor militare Giovanni di Palma, promosso un convegno e scoperto una targa. Buonasera e bentrovati a questa nuova edizione del telegiornale di TLT Molise. Dal Molise a Roma per rivendicare il diritto ad accedere realmente alla pensione, maggiore sicurezza sul lavoro ed il rinnovo dei contratti. Dipendenti edili pronti alla protesta. Questa volta saranno i lavoratori edili molisani a manifestare a Roma. Domani alle porte del Ministero dello Sviluppo Economico avanzeranno le proprie richieste, già organizzati nelle piazze di tutta Italia, rappresentati da Fenial, UIL, Filca, CISL e Fillea CGL, rivendicheranno il diritto ad accedere realmente alla pensione dopo anni passati sulle impalcature, per la sicurezza, per il rinnovo dei contratti e per una seria lotta al lavoro nero. Come spiegano i sindacati, a fronte dell'attuale normativa rischiano di essere pochissimi gli operai edili over 60 che potranno accedere all'APE agevolata. 36 anni di contributi, di cui gli ultimi 6 continuativi, sono requisiti eccessivi per chi strutturalmente lavora con discontinuità. Mandare in pensione operai edili over 60 è un atto di giustizia, ma anche un modo per favorire le assunzioni di migliaia di giovani tecnici preparati ad affrontare le sfide di un'edilizia sempre più di qualità. Bisogna dunque impedire la fuga verso contratti economicamente più convenienti. Poi la sicurezza sui luoghi di lavoro. Troppe aziende non investono più su un'organizzazione efficiente dei cantieri, troppi committenti, pubblici e privati, sottovalutano l'importanza del tema. L'assegnazione degli appalti con la regola del massimo ribasso non fa altro che aumentare i rischi per la salute dei lavoratori. In questo senso il nuovo codice degli appalti ha perso un'occasione per ridurre la possibilità di assegnarli con questo sistema. Andrebbe introdotta la patente a punti e bisognerebbe rafforzare i sistemi ispettivi. Servono inoltre investimenti, politiche straordinarie di manutenzione di tutte le principali infrastrutture e nuove opere pubbliche moderne ed efficienti, così da colmare il divario tra aree interne e città, tra nord e sud del paese. Va rafforzata la politica della riqualificazione energetica e antisismica, rendendo cedibili alle banche i crediti dei cittadini che intervengono nei condomini. Tutte le risorse stanziate andrebbero pertanto trasformate immediatamente in cantieri, così da far ripartire l'intero paese. Infine è indispensabile la chiusura dei tavoli di confronto aperti con le controparti. Andrebbero rivisti i salari per far ripartire l'economia e i consumi, ma soprattutto per garantire qualità delle imprese e valorizzazione dell'occupazione. Inclusione sociale e lotta alla povertà. Approvati gli indirizzi operativi per l'avviso pubblico dei tirocini destinati a persone in condizioni di difficoltà economica. Con il nuovo bando da 3 milioni di euro saranno finanziati 909 tirocini della durata di 6 mesi. Ad annunciarlo il presidente della regione Paolo Di Laura Frattura e l'assessore Vittorino Facciolla. Si è concluso il lungo iter amministrativo di adozione dei PAI, iniziato nel 2002 per il bacino interregionale del Trigno e nel 2004 per il bacino dei fiumi Biferno e Minori. A comunicarlo l'assessore regionale Pierpaolo Nanni, le regioni Abruzzo e Molise, insieme con il distretto dell'Appennino Meridionale, hanno avuto il plauso da parte del ministro Galletti, in quanto si è riusciti per la prima volta in Italia a completare l'iter procedurale di adozione di PAI sulla base della nuova governance di cui alla legge numero 221 del 28 dicembre 2015. Raggiunto dunque un importante traguardo, soprattutto per l'importanza strategica di tali piani, che garantiranno un modello integrato di gestione del territorio e la definizione di nuovi e più efficienti modelli di gestione.
Nonostante le difficoltà derivanti dai tagli ai trasferimenti statali, le casse del municipio di Campobasso sono in buona salute. Seduta lampo del Consiglio Comunale che questa mattina ha approvato il rendiconto della gestione 2016 con 18 voti favorevoli e 9 contrari, un'approvazione con la quale si chiude la passata annualità, ma che rappresenta in un momento così delicato per la maggior parte dei comuni italiani un importante traguardo per tutta l'amministrazione. Piena soddisfazione espressa dal sindaco Antonio Battista e dalla sua squadra di governo. Sottoscritta alla Prefettura di Campobasso tra il Ministero dell'Interno, il Presidente della Regione Molise e il Direttore regionale dei Vigili del Fuoco, una convenzione per garantire i distaccamenti volontari dei Vigili del Fuoco di Riccia e Venafro. Il prefetto di Campobasso Maria Guia Federico, il presidente della regione Molise Paolo Di Lauro Frattura e il direttore regionale dei Vigili del Fuoco Claudio Manzella. Appartengono a loro le firme in calce alla convenzione che garantisce il funzionamento dei distaccamenti volontari dei Vigili del Fuoco di Riccia e di Venafro. Il documento è stato siglato alla Prefettura di Campobasso ed è appunto una convenzione che, in supporto all'attività di tali distaccamenti, intende rafforzare il dispositivo di soccorso dei comandi provinciali di Campobasso e di Isernia, costituendo anche la giusta utilità per la piena realizzazione, anche in Molise, dell'obiettivo del progetto Italia in 20 minuti, ovvero quello di dislocare opportunamente e strategicamente i presidi del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco che in questo modo potranno operare nel quotidiano a salvaguardia della pubblica incolumità, garantendo il pronto intervento in ogni zona del territorio. Un percorso che diventa assolutamente necessario in un territorio regionale e nazionale fortemente in tensione di criticità, una criticità che potrebbe in ogni istante richiedere un intervento veloce che sia complessivamente adeguato a salvare vite umane, innalzando di molto la soglia della sicurezza per tutti i cittadini e per tutti i luoghi. Per il reato di concorso in furto aggravato continuato, la polizia di Campobasso ha denunciato 3 giovani del posto, sarebbero i responsabili delle sottrazioni avvenute tra il 2 e il 10 maggio in vari edifici del capoluogo, tra i quali l'Università del Molise, il CUS, una cooperativa sociale che eroga servizi sanitari e una clinica privata. Nei guai una coppia di fidanzati e un terzo ragazzo, in tutti i casi portati via soldi da borse e giubbini, ma anche un mazzo di chiavi ed un bancomat. In occasione del centenario della Grande Guerra, il comune di Oratino ha voluto ricordare la medaglia d'argento al valor militare Giovanni di Palma. L'iniziativa con un convegno e la scopritura di una targa all'ingresso della casa di Palma. Oratino torna, nel percorso della memoria storica, a ricordare uno dei suoi figli, Giovanni di Palma, uno dei ragazzi che partirono per il fronte della Grande Guerra dove si comportò così bene da guadagnarsi sul campo la medaglia d'argento al valor militare. Da oggi quella medaglia farà parte del patrimonio storico e culturale del comune di Oratino, per volontà della famiglia del valoroso soldato che l'ha voluta donare ai suoi compaesani. Pietro Leo Di Palma, un nipote di Giovanni Di Palma, medaglia d'argento al valor militare che oggi il comune di Oratino vuole ricordare con un convegno, ma anche con l'apposizione di una targa. Ci sembra un fatto veramente importante. Ma sono contento perché era da tanto tempo che sia io che mio zio volevamo un riconoscimento di questa. Di questo valore, cioè dalla medaglia d'argento. A dire la verità, sono contro tutte le guerre praticamente, perché le guerre portano soltanto miseria e distruzione. Però ogni tanto le guerre, quello che è successo prima di noi, della nostra generazione praticamente, io sono orgoglioso della parte come nipote di mio zio praticamente. E sono contento di quello che verrà fatto oggi per mio zio. Era lo zio di un po' di tutti i bambini, della gente di Oratino, perché la sua storia l'ha raccontata quasi tutti a Oratino, perciò io la sentivo un giorno sì, un giorno no, di questa storia qui. Poi mio zio era una persona molto istruita, perché a quei tempi lui era uno dei pochi che leggeva praticamente, e mi ricordo che lui comprava sempre la domenica del Corriere, che tanti anni fa poi hanno chiuso questo giornale, e con i disegni di Walter Molino, mi ricordo di questo grande
scultore e pittore. Una manifestazione ricca di contributi a partire dal convegno sulla Grande Guerra e dalla scopritura di una targa apposta sulla casa che fu di Giovanni di Palma. Abbiamo pensato di ricordare il centenario della Grande Guerra ricordando un nostro concittadino che si è contraddistinto e si è distinto in quegli anni, appunto, meritando poi questa alta onorificenza, che è la medaglia d'argento, che per noi a Oradine è la più alta che presente appunto sul territorio. Abbiamo ricordato la medaglia d'oro al valor militare della prima guerra mondiale e della seconda guerra mondiale, adesso ricordiamo la medaglia d'argento della prima. Tra l'altro abbiamo invitato anche i quattro comuni che hanno avuto al loro, diciamo, nel loro paese le quattro medaglie d'oro, un riconoscimento anche per loro. Lui è stato davvero un eroe della prima guerra mondiale, uno di quei ragazzi che andò a combattere a 21 anni senza sapere per chi e per come. E si è contraddistinto, quindi per noi questo è un grande pregio, un grande onore e ricordarlo ci dà comunque fierezza. Pubblicato oggi l'avviso pubblico per la concessione di contributi a valere sul fondo statale per la morosità incolpevole. Il modello di domanda per la richiesta di contributo potrà essere ritirato presso l'ufficio alloggi del Comune di Campobasso oppure scaricabile dal sito www.comune.campobasso.it. Tutte le informazioni relative al bando possono comunque essere richieste all'ufficio alloggi in via Cavour a Campobasso. Primo caffè Alzheimer ad Isernia ha inaugurato un luogo di incontro per malati e familiari. Inaugurato il primo caffè Alzheimer nella provincia di Isernia, un luogo in cui malati e familiari potranno incontrarsi e beneficiare del sostegno di cui hanno bisogno. Il progetto è stato realizzato dal centro polifunzionale Temenos di Monteroduni, in collaborazione con l'associazione DEA, Demenze e Alzheimer. Il Temenos è un centro diurno che offre cure a coloro che sono affetti da malattie neurodegenerative. La sua particolarità è data dai numerosi laboratori che offrono al paziente terapie riabilitative in grado di rallentare il deterioramento cognitivo senza l'uso di farmaci. Tra le attività innovative che vengono svolte vi sono la camera multisensoriale, il treno virtuale e la terapia della bambola, oltre che attività collettive e di socializzazione. L'idea del caffè Natura Alzheimer nasce dalla necessità di offrire un aiuto concreto anche ai familiari dei pazienti, i quali, attraverso una serie di incontri, potranno usufruire dell'aiuto di professionisti, come psicologi, assistenti sociali e avvocati. Inoltre, durante questi incontri, i malati di Alzheimer potranno praticare uno dei laboratori riabilitativi del centro. Infatti, il caffè sorge all'interno di un giardino dove è possibile effettuare un percorso sensoriale, passeggiando tra le piante officinali in grado di stimolare i cinque sensi del paziente che lo percorre. Presente all'inaugurazione anche l'assessore alle politiche sociali del Comune Pentro, Pietro Paolo Di Perna, e Filomena Calenda, commissario del patronato ACAI di Isernia. Che cos'è il centro Temenos? Il centro Temenos è un centro diurno per anziani e disabili, specializzato soprattutto nel trattamento di patologie neurodegenerative, quindi parliamo di Alzheimer, Parkinson e i nostri trattamenti quindi sono non farmacologici. Il caffè Natura Alzheimer è un luogo di incontro, quindi dove i familiari possono incontrarsi e discutere dei propri problemi e difficoltà. È un'innovazione per il nostro territorio perché avviene in un giardino Alzheimer. Oltre a poter portare con loro il proprio familiare malato e diamo la possibilità di partecipare a dei laboratori riabilitativi per il malato e mentre ai familiari una consulenza con psicologi, assistenti sociali, avvocati o magari patronati. Domattina alle 10 nell'Aula Silvestri del Dipartimento Agricoltura, Ambiente e Alimenti dell'Unimol si terrà il convegno Fertilizzanti, Ambiente e Attività Agricole, promosso dalla Cattedra di Agronomia e Coltivazioni Erbacee in collaborazione con l'Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali del Molise. Il convegno affronterà le problematiche connesse ai fertilizzanti viste da diverse angolazioni tecnico-scientifiche e normative. Quattro tappe dal Tavoliere alla Puglia all'Alto Molise, 180 km da percorrere con 300 capi bovini. Da oggi a sabato riparte il viaggio della transumanza.
Con la famiglia Colantuono di Frosolone riparte anche quest'anno la transumanza di circa 300 bovini che attraverseranno la Puglia e il Molise. Partenza oggi da San Marco in Lamis per i 20 mandriani chiamati a percorrere un viaggio lungo 180 chilometri con le loro mucche per attraversare le province di Foggia, Campobasso e Isernia prima di giungere sabato 27 ad Acquevive di Frosolone. Da una masseria all'altra un percorso nel tempo dal Tavoliere della Puglia, Serra Capriola, per poi entrare a Santa Croce di Magliano, i bivacchi notturni attorno al fuoco, la discesa da Sant'Elia e Ripa Bottoni verso il Biferno e la successiva ripresa sul tratturo in direzione di Castropignano, Torella e infine Frosolone. La transumanza è sempre impegnativa per la famiglia Colantuono, ma essa riserva occasioni di ristoro anche per lo spirito, visto che sul cammino delle autostrade verdi si incontrano chiese come Santa Maria della Strada Matrice, il Santuario delle Querciglione a Ripa Limosani e la Madonna del Ponte sul fiume Fortore. 4 giorni intensi sui tratturi L'Aquila Foggia e Centocelle Cortile, in cui per una volta la tradizione agropastorale trionferà sulla routine dei nostri giorni. Domani alle 17 nella sala accoglienza visitatori al terzo piano della Fondazione Giovanni Paolo II di Campobasso un nuovo appuntamento con la musica in corsia. Un giovane artista del Conservatorio Perosi della Scuola di Fisarmonica del maestro Angelo Miele si esibirà per i pazienti ricoverati presso la struttura molisana. E passiamo ora alle previsioni del tempo. Lievi addensamenti nuvolosi oggi sul Molise, dalla sera nuvolosità più compatta. Le temperature sono comprese tra i 17 gradi di Campobasso e la massima di 26 ad Isernia. Ventilazione debole variabile, quasi calmo il mare Adriatico. Domattina iniziali condizioni di cielo coperto e piovaschi sparsi sulla regione, valori climatici in leggera flessione, venti da nord. Nel cuore della città, lungo i muri, le strade, dove ogni angolo racconta storia, c'è l'Osteria Don Peppino, punto e a capo, dove il piacere di gustare dell'ottima cucina è consuetudine. Cucina tradizionale e innovativa a base di solo pesce fresco, baccalà e stoccafisso. A Campobasso, in via Ziccardi 32, adiacente Porta Mancina. Gradita la prenotazione al 348 06 10705. Sofferto pareggio domenica scorsa per la Vispesaro che consente ai biancorossi di primeggiare nella finale playoff di Serie D Girone F all'Agnonese l'onore delle armi. Abbiamo provato a vincerla, abbiamo affrontato una squadra molto organizzata che ci ha chiuso tanti spazi e come spesso succede poi queste partite equilibrate le spezza un episodio. No? E noi nell'episodio l'abbiamo subito all'85esimo, quello che era, l'abbiamo ribaltato alla grandissima, con grandissima voglia. Ho cambiato il finale col 3, siamo andati, visto che loro si erano rinchiusi a giocare 3-2-5, abbiamo provato, anzi veramente 3-1-1-5, abbiamo provato e lì dopo 5 minuti eravamo tanti dentro la di rigore, è arrivato un cross, abbiamo fatto gol. Mister, l'ultima battuta, il futuro di Sassarini sarà ancora a Pesaro? Dobbiamo incontrarci, vediamo, la mia volontà, cioè nel senso io sto qua, sto bene, secondo me cerco di far capire se posso, insomma, alla società che i percorsi intanto si fanno assieme e col tempo e non con gli episodi si determinano poi le sensazioni, le valutazioni, si fanno col lavoro. Un lavoro di tutto, no? Si cercherà di implementare il lavoro perché noi non abbiamo una società di paperoni e quindi
La nostra forza devono essere le idee, la nostra forza deve essere la continuità di pensiero, che a volte porta chiaramente a una coperta corta, no? Noi vogliamo giocare per costruire, non per distruggere, e per farlo è più difficile, e quindi è il nostro modo di pensare. Nel calcio a 5 di Serie B, la Sciamina di Campobasso inizia a programmare la prossima stagione dopo la salvezza conquistata sul campo dell'ultimo torneo. La società ha deciso di riconfermare l'allenatore Paolo Pizzuto per il quinto anno consecutivo, il vice Valentino Palombo, il preparatore dei portieri Gaetano Bova e il preparatore atletico Walter Brandoni. Il centro sportivo pattinaggio di Campobasso ha partecipato al campionato regionale di corsa su pista a Torrione di Salerno. Sono stati 17 i giovani pattinatori del capoluogo molisano presenti sulla pista in Campania. Molto bene le due juniores. Anastasia Iorio ha vinto sia i 300 metri a cronometro che i 5.000 metri a punti, seconda in entrambe le gare Francesca Musella. Nella categoria ragazzi Alessio Mignogni e Francesco Di Marzio sono giunti rispettivamente primo e secondo nella 300 metri sprint e nella 2000 metri a punti. Nella classifica per società il team di Campobasso si è piazzato al primo posto. E con questa notizia si chiude il nostro telegiornale. Vi ringrazio per l'ascolto, vi do appuntamento alle prossime edizioni. Arrivederci.